Allora, intanto che salgono le nostre, le nostre ospiti, e spero, insomma, abbiate trovato interessante questo, uh, questo film che mostra appunto come sia importante anche fare un passo ulteriore no? sulla connessione che la scienza, in questo caso stiamo parlando di idrogeologia, ha con, uh, con la società. E questo è uno dei temi. Avete visto, alla fine si parlava di questa nuova disciplina della socio-idrogeologia in cui... Magari siamo più vicino a loro, in cui appunto si sta cercando di spingere proprio questa quest idea, no? di collegarsi maggiormente per cercare di tradurre i nostri risultati della nostra ricerca in qualcosa di, di più applicativo e di più concreto. Ora procederemo appunto con una serie di domande, una piccola intervista, un dibattito che vogliamo fare con le nostre ospiti, e ovviamente anche voi se avete delle, delle domande, delle curiosità, fatele, fatele pure. Allora, la prima domanda che ho è per Teresa e le volevo chiedere come um, diciamo è nata l'idea di unire questo progetto, di questo film, al suo progetto di ricerca. So, Teresa, la prima domanda è per te, e vorrei sapere come questa idea di fare un film in parallelo con la tua ricerca di Ph.D. Sì, ciao. È un piacere essere qui e grazie per l'invito. Um, it's already several years ago, so I, um, as far as I remember, <laughs> um, it was that um, this project was proposed to me, and then I thought it's it's very different to what I was used before. So I was working in India before, but really only on pure scientific projects, and I thought, okay, if I work with um, with the local population and. Then I would like to have a, a documentation about this in another way. Then. So, not only scientific papers or not only my PhD in the end, but also an output which is um, accessible to people who will never read a scientific paper. Um, so, that was, I think, I thought it will be like a, a visible or a, a visual documentation of my kind of my PhD. Um, I think that was the beginning. I give you this in case you want to change the slides or the pictures. Uh, these are just, uh, it can go automatically. Ah, okay. It's just some um, picture, behind the scenes pictures. Oh. Oh, okay. <laughs> Allora, la risposta, scusate, era una cosa pratica. Um, appunto la risposta è il um, insomma è passato un po' di tempo, quindi insomma spera di, di ricordarsi in modo, in modo corretto. Questo, proposto, questo progetto le è, è stato proposto, lei di formazione appunto è un'idrogeologa, quindi abituata a lavorare su aspetti più prettamente, prettamente tecnici. Però quando le è stato proposto questa, questo progetto, più diciamo inter, e poi è diventato un progetto transdisciplinare, quindi non solo tra più discipline ma anche collegato con gli utenti, la società civile, ha pensato che fosse un modo molto interessante di, diciamo, di realizzare qualcosa anche che andasse oltre il puro aspetto tecnico-scientifico, ma che potesse realizzare qualcosa che fosse più accessibile, più direttamente tradotto mh, per le persone coinvolte anche parzialmente nel, nel progetto e quindi avere un impatto che uscisse un pochino dalla, dalla, sfera, dalla sfera accademica. Uh, maybe just to add and, and to connect to um, what andre was saying before it was also like that um, with a with movie you can reach people in another way you can get another understanding um, you can get them more in maybe on emotions or on feelings and people can more grasp what's going on Quindi sì, anche un po' per tornare a quello che abbiamo visto nella, nella prima parte, l'idea è proprio quella di creare qualcosa che possa avere un impatto, che possa creare un, um, un impatto, anche suscitare empatia, in modo che le persone possano in qualche modo prendere o avere più, più accesso diciamo, al, al progetto. E ora invece vorrei chiedere a Katalin uh, che ha una prospettiva completamente diversa. Appunto, abbiamo un'idrogeologa e una uh, filmmaker. Uh, quanto per lei è stato difficile, diciamo, entrare nel soggetto e quindi di affrontare magari un progetto, mh, penso, non così familiare per, per lei, quantomeno nel, nel, nel topic. Um, I will answer in English, right? Yes, yes. I mean, you want. To, um, as you want. Um, Well, it was in that sense not so difficult to enter into the topic because I'm used to do that. So I'm a filmmaker. I was working as a journalist, and um, it is kind of uh, it's it's a common thing to do research and to enter into topics. So, like entering into the topic was not that difficult, but it was a bit more about the. The, the quest the challenge of this topic which was or of this film which in many mm. ways as a filmmaker was it was a challenge because teresa came to me and she proposed to me this project and she was like this is my this is the topic i'm doing a research on and i didn't understand and then because she was using all these words all these complicated words and i was like oh, i don't know what it actually means like what is it you know like when you look at it how does it look like you know how does it smell <laughs> or how yeah what color does it have and yeah, then I, I sorry smell. yeah of course e quindi diciamo che non è stato tanto difficile entrare nel nel tema del lavoro perché è il suo lavoro, diciamo, quello di fare ricerca e sviluppare un, un progetto, quindi è abituata in qualche modo a entrare in un tema diverso, ogni volta adattarsi ad un contesto appunto differente. Quello che è stato più forse complicato è stato cercare di capire il, che cosa volesse fare Teresa, ma soprattutto il linguaggio che parlava um, Teresa e quindi quando lei le ha detto questo è il tema del mio dottorato, io mi occupo di questo, questo e questo, Kathleen si è trovata di fronte a doverle chiedere sì, ma che cosa vuoi dire, che cosa significa questo, che cosa concretamente, di cosa par stiamo parlando concretamente. Non c'era di haptico su questo e fare un su questo, ma non esattamente why so and then i was like okay <laughs> and it has to be a movie that is translating basically between the scientists and the general public and the scientist and the local community and between the local community and the general public quindi c'era un grande tema una grande idea generale una visione che però ancora non aveva Delle, delle basi concrete no? quindi Teresa aveva questa idea di voler tradurre di creare qualcosa, di un messaggio che potesse tradurre il suo lavoro alle comunità eh, locali quindi fare questo atto di trasferimento se vogliamo verso le comunità locali e poi dal, dalla comunità, dal lavoro verso il pubblico più, più in generale quindi questa era l'idea di fondo che però non aveva una base concreta ancora almeno all'inizio, giusto? And then on top of that I am used to... Do a film on something or on somebody. So it's basically my perspective. But this movie was very different because she was kind of she was asking me to enter her perspective, or come come doing it together with her and not on her. Quindi sì, un'altra sfida ulteriore è stata quella del di, che appunto lei è abituata a fare dei film su qualcosa o su qualche su qualche persona. Quindi è lei che mette la sua visione, la sua prospettiva. Su una storia. In questo caso, invece, la sfida ulteriore era fare un di trasmettere quello che Teresa voleva dire. Quindi il, il suo punto di vista, quindi un punto di vista diverso da quello che è normalmente quello di un filmmaker. So I had to basically come from my pers perspective, enter her perspective, understand it, translate it out again. Uh, and do it then together with her and then of involving my perspective her perspective and of course it changed us all at the end. Quindi dalla fine diciamo dall'idea di base dal seme che aveva Teresa è stato poi cambiato e si è evoluto perché appunto Caterina ha dovuto capire che cosa Teresa volesse dire quindi entrare nella sua prospettiva però uscire da questa prospettiva e tradurlo in qualcosa di creativo e non, non tecnico richiedere a Teresa se fosse quello che effettivamente voleva o comunque se concordasse, quindi da lì c'è stato il processo creativo unito di loro due eh, insieme. Interessante. <ride> quindi appunto noi, questo anche vuol dire che effettivamente quando si parlano lingue diverse, anche tecniche, non è spesso facile. Ehm, poi capire il punto di vista dell'altro, c'è sempre da fare una sorta di processo di dialogo. So, when you don't speak the same language or technical language, is always more it takes time and interaction. Abbiamo visto nel film ci sono stati dei momenti molto interessanti, né, in cui eh, uno di quelli che a me ha colpito e mi colpisce in realtà tutte le volte che vedo, che vedo poi il film è come intanto le persone si approcciano a loro due, e quanto anche. Um, il fatto stesso di avere il, um, la presenza o il filtro se vogliamo di, di Catalin quindi dover poi tornare e raccontare una storia abbia permesso a Teresa di capire alcune cose l'abbiamo visto per esempio nella storia di, di Sonia no? che era perfetta per il progetto ma questo progetto ha avuto un impatto molto forte sulla, sulla sua vita quindi vorrei chiedere a Teresa qual è stato secondo lei anche il, il valore aggiunto poi di lavorare con uh, con Katalin e quindi di trasferire di fare anche questo progetto uh, cinematografico quindi stavo dicendo che abbiamo visto nel film che c'è un sacco di cose che ti fanno che ci fanno capire che in realtà la presenza di Katalin era molto importante e in realtà attraverso le sue orecchie abbiamo riuscito a riconoscere alcune storie storte quindi stavo sempre i uh, think it's Sonia's uh, story that was great for the, 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 the project but the project had a huge impact in in her life so um, what do you think is that the actually the added value of working with in this case Katalin, but in general with a filmmaker or going transdisciplinary some, somehow yeah um, as i was saying at the beginning i thought it will be like a documentation of my work but then during the project, it completely changed. It was, it was that this filmmaking influenced my work much more than I expected, and it was really like an additional or another way of looking on this um, situation. And it was like if you have another research tool which you can use to get um, to get knowledge from the people in another, like not maybe pH data and uh, electrical conductivity or so, but really what's um, Going on and suin so this way it was then really, um, yeah it was its own, um, own development. Sì, yeah. yeah, appunto concorda sul fatto che effettivamente è stato un forte valore aggiunto. Perché all'inizio, lei pensava di ottenere um, dei dati per il suo dottorato, quindi aveva un, un progetto, un'idea ben, ben precisa, e Quindi, spesso lo vedremo anche nel pomeriggio, poi parlando di idrogeologia andiamo sempre a cercare dei dati misurabili delle, delle misure dei dati quali, quantitativi e invece aggiungere la, la, la parte il lavoro con Catalin Catalina ha permesso di avere altre informazioni che hanno complementato e integrato il, il progetto so you had something unexpected somehow yeah actually a lot of things like of course the perspective of Catalan but also then During, the, during this project, we were looking on the material sometimes, and then looking on yourself, being part of within this community, changed also my perspective on what I'm actually doing there. And then, of course, people react very differently if there's a camera and if there's a, someone interviewing them and asking them, and then also spending a lot of time with them. So, Catalan was staying there for whole days talking to them. Um, yeah, um, being with them for the whole day. And this, um, me, yeah, as I mentioned a lot of new um, perspectives and insights Sì, quindi appunto questo, questa collaborazione ha, le ha permesso di avere una maggiore, eh, una prospettiva più, più ampia, anche il fatto di comunque spendere del tempo aggiuntivo, oltre a quello appunto utilizzato per fare le misure, ma per fare tutto il, il girato, le interviste le ha permesso anche di vedersi All'interno della comunità, quindi non solo più come una persona che si trova in un posto per svolgere un progetto, ma che entra a far parte della, della comunità e, um, e vedere anche un po' come le persone effettivamente cambiassero nel momento in cui uh, appunto si parlava, si lavorava o quando venivano intervistate quindi quando c'era la, la videocamera e su questo vorrei chiedere a Catalin se anche lei ha percepito in qualche modo un comportamento diverso delle persone o quantomeno se con te si ehm, rapportassero in un modo diverso rispetto a, a Teresa, quindi se ci fosse appunto la presenza di una persona non necessariamente tecnica. Eh, quindi non un, un, un idrogeologa coinvolta nel progetto. Ehm, non so se hai percepito una sorta di comportamento una, diverso da parte delle persone. But of course, I did, I, I did actually see a very, very big difference. Because, um, because um, like I did not have any interest. like I, I did not come with an interest i was not there to do a study with a certain title i did not come to prove this or that i, 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 I did not i was just there to listen to them for me it was not like i had the feeling with teresa that they had the feeling not because of teresa but because this is what they were used in her role that they had to perform they had to act in a certain way and they had to say certain things Uh, while with me they were just saying what they felt and they were just behaving like they Quindi, sì, anche lei ha notato effettivamente un comportamento diverso. Ovviamente, non era sempre presente eh, in tutto il periodo in cui Teresa ha svolto il progetto, ma quando erano insieme, anche lei effettivamente ha notato un comportamento di diverso proprio per il ruolo che avevano entrambe. Quindi, con Teresa dovevano essere tutti in qualche modo un pochino più performanti, non tanto perché fosse lei, ma per quello che Teresa rappresentava in quel, in quel momento. Quindi ha eh, percepito come se in qualche modo le persone con Teresa dicessero quello che ci si aspettava da loro, mentre invece con Catalin, essendo lì soltanto per documentare, si sentiva, ehm, intanto vediamo delle, delle foto, con Catalin appunto si, si sono sentiti liberi di dire esattamente quello che pensavano ed è quello, secondo me, il valore aggiunto anche del film, di avere entrambe le, ehm, le prospettive. just maybe one good example as there are also many hydrogeologists here in the room as far as i know um, maybe you have recognized that Sinat was saying that she knows that i'm working on water and they have salty water and um, she will she she didn't know how i will make it sweet but i'm working on it and as you know you cannot you cannot uh, if you have a salty um, aquifer you cannot make it sweet it's not it's it's not just not possible but this was something i did like I'm, i was explaining what i'm doing um, but they thought i will make the salty groundwater sweet and that's something what i only get to know through this filmic perspective or this openness um, um, in front of um, catalan and that was in, in the first moment it was kind of shocking for me yeah E quindi, sì, sempre appunto anche dal suo punto di vista, per lei è stato molto importante avere anche la prospettiva e quindi avere una persona con cui le persone, appunto, locali potessero rapportarsi in modo aperto, quello che abbiamo visto prima, no? Quindi, eh, una delle aspettative che avevano molte delle persone era che Teresa arrivasse e dessalinizzasse l'acqua che era molto salata, quindi la l'addolcisse in qualche modo. E questa è una cosa che è molto difficile da fare, se non altro non si può fare immediatamente in un pozzo, di certo non è un processo eh, rapido. Quindi. Uh, lei era rimasta, ha detto, sono rimasta scioccata a pensare che io gli avevo spiegato esattamente che cosa stavo facendo e qual era l'obiettivo del progetto, e quindi anche sapere che ci fosse questa sorta di aspettativa l'ha molto colpita, e appunto dice una cosa che non avrei mai saputo probabilmente se non fosse stato per la presenza di Katalin e quindi per il, per il film. E, beh, Also maybe because <laughs> now I just there's also i feel that when you are doing such a scientific work you're entering very profoundly and very deeply in that and you're like becoming very like certain things are just so clear to you that it's not it, it it's not imaginable that they're not clear to everyone like here also there's this interview where teresa says well i was explaining to them that i was doing a participatory um, like water management system and uh, they thought i'm going to do this and that you know because she was saying exactly that and then moassin was translating something like participatory water management system and they were like oh and uh, she was like okay they understand but of course they didn't and they didn't mm -hmm. dare to say Also. So, yeah, this kind of un altro aspetto è proprio quello che quando si lavora, in, appunto, si è più esperti in un tema o specialisti in, in un tema, si ha questa tendenza a pensare che intanto di essere chiari o chiare, ma soprattutto che anche gli altri, che le altre persone abbiano chiaro o capiscano immediatamente quello che noi, noi spieghiamo. E quindi, questo è un aspetto più delle chi si occupa di scienza, magari non pensa sempre a tradurre nel modo più efficace le, le cose, pensando che se sono chiare per noi saranno chiare anche per chi, eh, per chi ci ascolta. Un esempio è stato proprio quello di, appunto, che abbiamo visto nel film in cui si parlava, Teresa ha spiegato che si trovava lì per fare, realizzare un processo partecipativo, questa parola, questo termine è stato tradotto appunto nella lingua locale, le persone hanno detto ok, e quindi loro hanno pensato che effettivamente avesse, fosse chiarissimo a tutti cosa che in realtà non era e soprattutto anche per rapporti gerarchici o per rapporti di, eh, culturali se vogliamo non le è stato detto subito no veramente noi non abbiamo capito di che cosa, di che cosa parlate quindi anche questo è stato un importante valore aggiunto Ora, io personalmente starei tutto il giorno a parlare con loro di questo, uh, di questo progetto che trovo veramente estremamente interessante. Però non, uh, non possiamo, dobbiamo, appunto, dobbiamo per fortuna, abbiamo molti altri ospiti e quindi passerei alla seconda parte ringraziando Catalina e Teresa ricordando che dopo avremo la tavola rotonda, ma che anche nelle pause, se avete dei, um, delle curiosità ulteriori, loro sono comunque qui, qui con noi. Quindi grazie, thank you so much. Grazie. Thank you, thank you so much. Okay, da, sì, da, Dall'Islanda già è pur circa 12.000 km, ora altri 15.000. Arriviamo in Bolivia, anzi dalla Bolivia sono venuti qua ospitati e invitati, e quindi invito a salire... Sono due. Sono due più eh, Martino Terrone, era Juan Carlos Secas Delgado, per favore, che arriva con nosotros. E José Robert Cespedes Calatayud, si lo dice bene? Sì, sí? perfetto. Suvan los dos. Y Martino Terrone di Geologia Senza Frontiere. Noi abbiamo questo team eh, di un progetto in Bolivia, proprio insieme a loro, un team composto da Aquifera, di cui faccio parte. Geologia Senza Frontiere e questa organizzazione locale Ainisuyu, che in Quechua vuol dire territori di reciprocità. Benvenidos, un applauso, è il loro prima, primo viaggio in Europa. E sono venuti proprio per, per essere qui oggi, sono già 4-5 anni che lavoriamo con loro. Ovviamente adesso in questa seconda parte della mattina parleremo appunto di alcune soluzioni locali che attraverso la cooperazione internazionale è possibile trovare e anche poi moltiplicare in tante esperienze anche in paesi differenti. E quindi vediamo appunto quello che era anche il termine che è comparso durante il, durante il, film, durante il film prima Socio Hydrogeology, cioè idrogeologia sociale che è un po' quella che è la metodologia con cui cerchiamo di portare temi anche molto scientifici, a volte tecnici, però tradurli in, un, in modo che le popolazioni locali con cui lavoriamo possano comprenderle con, con il cuore, con lo spirito e non soltanto con la mente e quindi che possano poi applicare certe cose a livello locale e poi eh, ovviamente riprodurle. Sì, è questa la, è la, la presentazione. Tutto bene? Ah, con esse, luego, Juan Carlos, tu puoi escoger de ir adelante con, esatto, con la presentazione, con las flechas, esattamente. Entonces, io farò un po' anche di traduzione, come Viviana ha fatto con l'inglese, io proverò a fare con lo spagnolo. E, um, Juan Carlos è il direttore proprio di de, 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 de Anisuyu, dell'organizzazione. José è l'ingegnere che ha seguito i, i progetti di captazione idrica, che con Geologia Senza Frontieri a cui farà portare avanti in questi anni captazione idrica da sorgenti, terrazzamenti, tante forme di risolvere localmente i problemi di cambiamenti climatici, le acque e le piogge che diminuiscono sempre di più e anche poi riforestazioni e anche interventi dal punto di vista educativo, di sensibilizzazione e anche politico, nel senso che noi lavoriamo, poi cerchiamo di lavorare su entrambi i fronti, quello tecnico e anche quello poi di sensibilizzazione e del, delle autorità municipali, affinché prendano poi soluzioni a lungo termine, oltre a quelle che offriamo noi. Quindi, bueno, Juan Carlos, quando chiede se empezar, ya estamos. Grazie, Nico. Buono. Eh, a Inisuyu eh, hemos desarrollado una experiencia ¿no? conjuntamente eh, con el apoyo de Acuífera y Geología Sin Fronteras eh, en un municipio rural de Bolivia que se llama Cochabamba, eh, bueno, de Vila eh, Vila, ¿no? particularmente. Hemos desarrollado acciones en el municipio de Vila Vila, vicino a Cochabamba, insieme appunto, a Geología Senza Fronteras y e Acuífera. Bueno, la metodología que bueno, también hemos construido allá con Acuífera aquí, y Geología Sin Fronteras, bueno, la hidrología, ¿no? Nosotros lo hemos llamado, lo hemos tomado a la hidrología como una herramienta metodológica. social altamente partecipativa per soluzionare problem la problematica dell'acqua nel municipio di Villa Vila. Quindi loro dicono la metodologia si è basata proprio sullo studio dell'acqua, sull'idrologia, in modo come forma e come metodologia per riuscire a risolvere a breve e a lungo termine le problematiche d'acqua nel, nel municipio. Bueno, la esperienza si inizia giustamente congiuntamente alla popolazione civile. entre sus autoridades y las organizaciones en este de agricultores campesinos, eh, bueno, vemos que parte de la problemática del agua son estas dificultades, ¿no? El agotamiento de las lluvias que conduce a la erosión de los suelos y al secado de las aguas subterráneas. Una qui c'è un attimo una, una prima parte sulle problematiche e difficoltà che ci sono in quell'area quell del, della Bolivia, tra cui appunto la diminuzione delle piogge che comporta sia erosione del suolo, sia poi anche una, un disseccamento di quelle che sono le acque sotterranee, e gli acquiferi. Bueno, come conseguenza, hai una scarsa disponibilità di acqua tanto per il consumo. Come también per el riego, lo che leva a una tendenza la popolazione a una tendenza crescente hacia la inseguridad alimentaria. Quindi, questi problemi di diminuzione delle piogge portano poi a loro volta a una scarsa disponibilità d'acqua per consumo e irrigazione, e poi che di conseguenza porta a una crescita della tendenza verso l'insicurezza alimentare. Bueno, también otra dificultad es la variación. Cada vez, cada año varía los periodos de, de lluvia, ¿no? Hay lluvias de periodos muy cortos, pero fuertes o intensos. Entonces, las son siempre más Y bueno, por, por los periodos cortos de, de lluvia hay periodos largos, prolongados de sequías. Questo comporta un aumento dei periodi di siccità. Per lo tanto eh, la popolazione quasi non no dispone di acqua. Eh, hay una tendenza di de migrazione degli agricoltori campesini no, del campo alle città. No? Per cui devono, la popolazione contadina è costretta a migrare verso eh, la città. Bueno, Justamente conjunta la, hidrolo la, la hidro hidrología como metodología de trabajo nos ha ayudado a detectar conjuntamente, después de reflexionar con toda la población y autoridades, a encontrar alternativas de solución a la problemática del agua. Y lo hemos detectado como dos acciones concretas para solucionar el problema del agua. Uno es una acción técnica, que es lo hemos llamado el camino corto, y una, una acción política, que es el, el camino largo. ¿no? Eh, la acción técnica básicamente es de acción, como se dice, de, de acción inmediata. Es que se debe promover, y estamos promoviendo con el proyecto, ¿no? eh, acciones o trabajos de cosecha de agua a través eh, de ciego tecnificado, ¿no? ya sea por aspersión o por goteo. Pero no solamente es la, el uso del agua que queda ahí en las fuentes, eh, ¿no? como vertientes, lechos de sillo, bofedales, es obligatorio también a la par hacer la siembra. No solamente hay que cosechar agua, sino también hay que sembrar eh, haciendo trabajos de forestación, reforestación y recuperando pasturas nativas. O copertura vegetale in aree de di recarga idrica. Tutta la problematica, quindi, è stata: diciamo, le soluzioni sono state divise in due parti. Si è identificata un'azione tecnica che chiamano il cammino breve, e l'azione politica, invece, è un cammino, un cammino un po' più lungo. Per quanto riguarda le soluzioni, quindi a breve, a corto e breve termine, hanno promosso, abbiamo promosso queste azioni di coseccia di agua, che vuol dire proprio raccolta dell'acqua, sia con irrigazione tecnificata. Eh, quindi per aspersione o goccia a goccia, e poi questa siembra di acqua che in, letteralmente vuol dire la semina dell'acqua, cioè come poter arrivare a ricaricare gli acquiferi aumentando l'infiltrazione dell'acqua nella terra e nel suolo, a tramite quindi riforestazione, aumento della copertura vegetale in zone di ricarica idrica, eh, eccetera. Questa azione tecnica sta bajo la responsabilità delle organizzazioni o della popolazione civile organizzata del municipio di de Villa Villa? No? Bueno. Gli attori fondamentali, locali, che, che possono anche decidere questo, sono queste organizzazioni di base contadine, di uomini e donne di tutti i villaggi intorno al municipio centrale di Villa Villa, che loro insomma, hanno... Pueden haber un fuerte impacto, un fuerte peso, pues, su, su esta Bueno, para respaldar y obligar de alguna manera que la población civil haga la siembra, también la cosecha, eh, bueno, hemos identificado que se necesitaba hacer una norma municipal que promueva justamente la protección de zonas de recarga hídrica y de fuentes de agua, o sea, Hacer la siembra, también la coseccia e che los tutti i lavori dell'azione tecnica. E questo sta sotto la responsabilità delle autorità del governo municipale. Quindi il passo successivo, compreso in itinere durante il progetto, è stato quello di eh, riuscire a coinvolgere a quel punto l'organizzazione politica municipale, l'istituzione locale, eh, affinché garantisse certe opere dell'azione tecnica a breve termine, ma al contempo che tutelasse in qualche modo le aree dove è possibile la ricarica dell'acqua con le piogge. Bene, per implementare queste due azioni è molto importante, in la esperienza, fare un pacto tra la popolazione civile organizzata e le sue autorità municipali. para que toda esta estrategia de, de sostenibilidad del, digamos, del, del uso y de la cosecha de, de la siembra del agua pueda ser efectivo y no tenga problemas para implementarse. Perché il problema fondamentale essendo la sostenibilità poi di, queste, di queste azioni è fondamentale che le, le istituzioni si prendano carico di tutto ciò affinché possono garantire che queste azioni continuino a durare e che non vengano perse e che, o, o che addirittura vengano moltiplicate nel tempo. E per esempio questa legge municipale di protezione e eh, tutela delle zone di ricarica idrica e delle fonti d'acqua sta garantendo proprio questo da due o tre anni. Bueno, ya en la experiencia eh, les comentaré un poco la historia, cómo se ha construido la ley, o sea, la cómo se ha alzado la acción política. Entonces, la elaboración de una ley con su reglamentación para poder hacer la siembra y cosecha de agua, bueno, se ha hecho en cinco momentos, ¿no? Quindi allora ci racconterà come siamo, siamo riusciti ad arrivare proprio all'elaborazione di, di questa legge e al cambio del regolamento municipale affinché fosse finalmente preso in considerazione l'idea di agire a lungo termine contrarrestando il cambiamento climatico con azioni eh, anche politiche. Bueno, si è tenuto a bueno, informare sensibilizar y motivar a la población organizada, también a las autoridades municipales, en torno particularmente a la gestión integral del agua para consumo, también para riego, y también el manejo responsable de los recursos naturales. Estos, estas temáticas eh, los hemos hecho eh, en talleres o eventos municipales, donde hanno partecipato autoridades tanto della popolazione civile come del governo municipale. Sono stati organizzati quindi per prima cosa degli, degli incontri per informare, sensibilizzare e, e motivare anche tutte le, le famiglie e le persone di questa organizzazione di base contadine, ma anche con i tecnici e l'autorità del, del municipio affinché insomma tutti insieme comprendessero meglio quale cosa cosa si intende per gestione integrata de delle risorse idriche. Bueno, todo este proceso de de información de sensibilización y motivación Eh, ha llegado como a conclusión, no? Por ejemplo, una de las conclusiones fue eh, la demanda, o sea, la necesidad de elaborar una ley, ¿no? Da todos estos encuentros, nata, la necesidad de elaborar una ley que tutelase en algún modo la resorsa hídrica. Bueno, esta es la segunda parte. La elaboración se hizo con participación plena de todos los della popolazione civile organizzata e il governo municipale. No? Quindi come è stata fatta questa, come siamo arrivati all'elaborazione della legge? Intanto di forma inclusiva e partecipativa, quindi con tutti questi attori, non solo delle istituzioni, ma proprio anche delle organizzazioni di base contadine, in modo che incontrandosi potessero, potessero parlare di come arrivare a, 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 a elaborare la legge. Bueno, si lavorò con l'appoggio di un assessore eh, specialista giuridico, no? lo quale si socializzò e si validò socialmente con la popolazione. No? Hanno chiesto anche aiuto a un specialista giuridico che ha fatto ben comprendere a tutti quali erano diciamo, i vincoli in qualche modo legali o, o comunque qual era l'iter. Luego, también después de validar eh, socialmente, se aprobó, ¿no? También eh, aprobaron la población civil organizada, conjuntamente las autoridades, esta propuesta de ley, ¿no? Y pues hemos a la aprobación de la propuesta de ley. Y finalmente, la propuesta de ley aprobada socialmente. si derivò all'alcalde del governo municipale di Villa Villa, il quale approvò e lo promulgò. No? Dopo essere stata approvata la proposta di legge, è stata poi promulgata eh, con il, vedete qui il, il documento proprio che lo dimostra del sindaco eh, di Villa Vila. Ebbene, questo sarebbe un po', diciamo, l'azione la eh, giuridica, che ¿no? si spalda tutto il lavoro dell'azione de tecnica. Voglio passare a, a mio compagno José un po' per che ci comparta. Bene, adesso passiamo invece alle azioni un po' più tecniche che con José che è stato proprio sul campo tutto il tempo a lavorare con, con i contadini le contadine e con, con noi quando eravamo lì in missione. Eh, que ha seguido, todas las fases de los trabajos de aprovisionamiento hídrico. Gracias. Bien, quiero compartirles eh, sobre las experiencias locales que se han ido construyendo conjuntamente, lo que son los usuarios o la, las familias, unas propuestas con saberes locales y lo técnico académico, ¿no? Entonces, por favor, la siguiente diapositiva. En esta parte tenemos las imágenes de un, un área desierta donde es prácticamente la zona de recarga hídrica. Está identificada, está identificada esta zona como recarga hídrica del acuífero, es decir, cuando piove, esa es área en que si el agua la posibilidad de infiltrarse va a recargar quello que es el serbatoio natural de nel sottosuolo el eh, En estos espacios o en estas áreas de recarga hídrica, lo que se pretende, la propuesta es recuperar la cobertura vegetal para permitir una mayor infiltración eh, mediante la recuperación de lo que es la primera... De las pasturas, posteriormente lo che è la riforestazione, che è un periodo un po' più largo. No? Quindi, la proposta è stata quella di recuperare quest'area dal punto di vista delle specie vegetali: prima, probabilmente proteggendola, anche con, insomma, in modo che non potesse arrivarci la pastorizia anche a continuare il lavoro di erosione e di deforestazione, e poi. È stata proposta l'azione la, di riforestazione di tutta quell'area. Eh. experiencia una propuesta técnica de eh, posibles soluciones en zonas donde no se encuentran fuentes de agua, una vertiente, un río. ni un río, no. entonces, eh, a nivel experimental, estamos, hemos propuesto realizar un sistema mediante drenajes de cosecha de agua superficial, de, de lluvia, el cual, a través de una estructura de Tubos cribados, se colecta el agua, la escorrentía de lluvia se conduce a través de un desarenador a depósitos. En este caso son depósitos cubiertos eh, de tanques de plástico y tanques de hormigón armado de cemento. son las imágenes en que podéis ver el sistema de sistemas que fue... Eh, testati che effettivamente funzionano lì nella zona di Villa Vila in cui per sfruttare l'acqua eh, pluviale sono state fatte delle, delle, delle trincee, e da lì l'acqua che cade sul versante si raccoglie nelle trincee e poi in, quei, in quelle camere di raccolta, di, di sedimentazione che poi vanno a una cisterna da 5.000 litri da cui poi per eh, goccia a goccia l'acqua riesce ad arrivare senza essere sprecata verso gli orti costruiti, anzi costruiti, proprio originati nei terrazzamenti fatti proprio per fermare l'acqua e permettere che si possa infiltrare senza scorrere velocemente via a valle. E' eh, bueno, naturalmente in questo sistema il volume di acqua almacenata è molto ridotto e portanto l'uso di de esa agua debe ser la más altamente eficiente por esto es que se utiliza sistema de goteo para el cultivo de hortalizas prácticamente en terrazas con muros de piedra el anterior por favor ¿Cuál Ah ok, eh, sì, infatti avevo anticipato un po' troppo io quello che stavo dicendo cos'è. I muri di terrazzamenti fatti proprio con, con uh, mura di pietra vengono utilizzati per fare uh, degli orti di ortaggi e anche piante, alberi da frutto, se non sbaglio. Sì. Sì. Questa è sotto proposta tecnica. también conjuntamente elaborado con la participación de, los, de las familias, no con más sus, sus saberes locales. Eh, lo mismo, se ha construido para esto unos drenajes en lo que son las áreas de bofedales para extraer agua. Se ha utilizado la tecnología de eh, geotextil con enrocamiento, conducimos a un desarenador y de esto... Se almacena en tanques subterráneos y en tanques abiertos, eh, impermeabilizados con geomembrana. Eh, esto, ya por la disponibilidad de agua, eh, se puede regar ya con lo que son riego por aspersión, ya en parcelas un poco mayores, y al mismo tiempo riego eh, por goteo. Questo è un altro sistema che è stato utilizzato lì, un, sempre con la partecipazione della popolazione locale, tutti questi lavori sono stati fatti anche proprio con, con, con loro. E questo è un sistema per cui in, un, in dei versanti che abbiamo scoperto era essere sempre umidi tutto l'anno, sia nella stagione secca che in quella delle piogge, con queste, questa geomembrana disposta lungo delle trincee che drenano l'acqua, è stato possibile raccogliere tutta quell'acqua che vedete in quella specie di stagno, di cisterna aperta e da lì poi sempre per goccia a goccia l'acqua va a alimentare i campi sottostanti di ortaggi, e mais cioè, e, e patate. Questa terza proposta è... con fuentes de aguas de lechos de ríos. En, en este caso, los primeros eh, es que hemos efectuado en las primeras visitas también de Nicolo, eh, las mediciones ¿no? y un poco lo que es el, el análisis de la calidad del agua de ese río y las mediciones de caudales. En base a eso se, se ha diseñado unos sistemas de riegos familiares, el cual consiste en hacer unas tomas en el río, conducir de la toma a un desarenador, del desarenador a lo que son los reservorios, en este caso tanques con hormigón armado o, o eh, tanques impermeabilizados con geomembrana. Al mismo tiempo, est estas aguas son utilizadas por riego, por aspersión. E goteo in cultivi tradizionali che sono di maggior consumo è la patata mais e ortaggi questa è la terza soluzione locale in cui direttamente l'acqua viene captata da, da un torrente e viene fatto un'analisi l'analisi controllata ma considerate che è acqua per uso agricolo principalmente per poter riattivare anche l'attività la, di sicurezza alimentare e di autosostentamento delle comunità contadine della zona e quindi niente, poi ugualmente l'acqua viene portata a delle cisterne aperte e da lì poi per gravità scende nei campi. Questa um, quarta proposta è a partire dalle vertienti o ojos de aguas che appaiono in le, laderas. en las serranías. Lo mismo son caudales poco reducidos. Entonces, eh, lo mismo, para optimizar, eh, se conduce se, a través de un desarenador, se almacena en los tanques ya mencionados y, y, y bueno, se aplica con riego tecnificado, en lo que son con aspersores, aspersores a, a martillo, aspersores en cinta. Y lo che è sintas di goteo nel riego, nel cultivo lo che è che tutto. Questa è la quarta soluzione. Quando c'è una piccola sorgente, anche se con poca acqua, è possibile però raccogliere eh, diversi metri cubi d'acqua al giorno. E, come vedete in queste immagini, da una piccola sorgentella lì nell'immagine a sinistra, poi è stato riempito. Sono state riempite. Eh, quella cisterna lì circa ogni giorno, ogni giorno riesce in 24 ore a riempirsi e di nuovo a permettere l'irrigazione dei campi nei periodi di, sic di siccità. Grazie a Grazie, grazie mille. E allora, c'è cioè un attimo, un piccolissimo cambio. Quindi chiedo a Martino di portare pazienza un'altra mezz'ora e anche le domande le facciamo dopo perché c'è il Marco Bezzi che può soltanto in questo, in questo momento fare il collegamento e dopo ci soffermiamo di più sulle presentazioni di Martino e sulle domande che volete fare a loro. Buongiorno a tutti, mi sentite? Molto bene. Perfetto. Salve. È un ciao. Tanto piacere essere qui con voi e grazie anche per il cambio di programma, ma appunto mi trovo in viaggio di lavoro e quindi tornava utile. Faccio una condivisione dello schermo, sono un minuto. Non ci sono. Perfetto. Mi confermate che vedete. Sì, 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 vediamo bene, sentiamo bene, quindi puoi andare, Perfetto, puoi bene, cominciare. Perfetto, bene, intanto allora sì. grazie, grazie a tutti, grazie per l'invito. Eh, giusto due parole su di me, su chi sono, sono appunto un ingegnere ambientale eh, presso l'Università di Trento, dove attualmente sono anche professore a contratto eh, su un corso che riguarda proprio la gestione delle risorse idriche a livello internazionale e presso l'università sono anche program manager della Cattedra UNESCO in Ingegneria per lo Sviluppo Umano Sostenibile. E, però ecco vorrei portare sul tavolo anche la mia esperienza eh, di circa 20 anni nel campo dell'irrigazione come progettista, e direttore lavori, soprattutto a livello italiano ma anche internazionale e raccontarvi quindi il mio punto di vista su eh, quelli che sono eh, appunto i cambiamenti climatici attuali e la necessità di usare sempre meglio l'acqua. Eh, non vorrei dilungarmi sulla parte di cambiamenti, sappiamo tutti quello che sta succedendo. Eh, qui ho riportato i, gli ultimi tre report del World Water Assessment Program, che è una, una branca delle Nazioni Unite che risiede tra in Italia, a Perugia, e, e vediamo come il contesto generale si stia notevolmente cambiando. Quindi, eh, quando parliamo di acqua in agricoltura, diventa fondamentale tenere presenti questi dati. Perché non va più bene dire, eh, come spesso succede in agricoltura, io continuo a fare come eh, sono abituato a fare, quello che più volte mi sento dire dagli agricoltori, eh, pur credendo che assolutamente vada valorizzata eh, l'esperienza e la tradizione. Eh, sappiamo che c'è un grosso cambiamento in termini di eh, disponibilità di risorse idriche, eh, anche di disponibilità intraannuale. E, e quindi diventa eh, fondamentale andare a mettere in campo eh, delle soluzioni eh, che permettano di affrontare correttamente questo cambio che stiamo vivendo. E, vi vorrei raccontare eh, prima quello che eh, sto facendo a livello tecnologico per poi passare invece alla parte più eh, education, quindi quello che come Università di Trento stiamo facendo e quelle che sono le opportunità per eh, giovani eh, ragazzi ingegneri, ma non solo, eh, nel diventare parte attiva di questo cambiamento. Eh, a livello tecnologico, da 5-6 anni eh, sono passato eh, da occuparmi di irrigazione eh, per quanto riguarda la componente idraulica a irrigazione per quanto riguarda la componente digitale e credo che questo sia un passaggio fondamentale che eh, tutti dovrebbero prendere seriamente in considerazione. Eh, abbiamo visto l'importanza di impianti efficienti. Eh, ho seguito la relazione di prima eh, molto interessante e eh, eh, credo che ora, soprattutto in contesti come quello europeo, ma eh, credo che si debba iniziare anche in contesti eh, emergenti, vada eh, utilizzata l'acqua al meglio sfruttando tecnologie che ormai eh, da tempo eh, ci sono in ambito industriale, per cui eh, l'utilizzo di sensori, l'utilizzo del dato satellitare per arrivare a controllare correttamente questi impianti. E quello che stiamo facendo, quello che sto facendo eh, è portare in campo eh, tecnologia, eh, sia hardware che software, che permetta eh, di eh, comandare gli impianti a goccia in particolare, eh, assolutamente basandoci sulle esigenze delle piante, quindi passando da turnistica irrigua basata su eh, orario, su volumi, a eh, turni irrigui anche eh, pulsanti, eh, Pulse Irrigation si può definire, basati sulle effettive esigenze delle piante e dei tipi di terreno dove si va a irrigare. E, si parla di appunto un problema globale, qui vedete dove stiamo già operando, quindi tanto in Sud America, tanto in Centro America, ma stiamo eh, cercando di diffondere sempre più l'uso di queste tecnologie anche alle nostre latitudini, dove, eh, se penso al Nord Italia, tanti impianti sono già automatizzati, Tanti pianti sono a goccia, però eh, purtroppo la gestione avviene ancora in maniera tradizionale, quindi basata su turnistica e prestabilita inizio stagione. Quindi, questa è la componente tecnologica che credo eh, vada tenuta in considerazione nel, nell'affrontare eh, il problema idrico a livello globale, ma credo molto nella parte education, e il, 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 il mio intervento vuole proprio concentrarsi su questo. Come Università di Trento. E da ormai tanti anni eh, stiamo lavorando eh, nel educare giovani ingegneri, ma anche altri eh, studenti di altri dipartimenti, eh, nell'affrontare eh, situazioni, problemi globali eh, e nel proporre soluzioni sostenibili. E le attività nascono dall'esperienza di Ingegneria senza frontiere Trento, nata nel 2002. Eh, che si è poi trasformata in un vero e proprio corso di laurea magistrale in ingegneria diciamo, per la cooperazione internazionale. Eh, il corso si chiama Progettazione integrata dell'ambiente e del territorio in contesti internazionali, eh, che ha visto poi riconoscere eh, una cattedra UNESCO al Dipartimento di Ingegneria di Trento e che poi eh, ha permesso di eh, lanciare eh, il programma Talete, che è attivo ormai da, da sette anni e che sto attualmente coordinando. E vi vorrei parlare in particolar modo del programma SID nato nel 2005 e poi farò un breve focus sul programma eh, Talete del 2015. Eh, SID eh, è un percorso che proponiamo all'Università di Trento, attivo dal 2005, che prevede il coinvolgimento di 8-10 studenti all'anno e prevede il coinvolgimento di università locali. Eh, Quest'anno eravamo in Zambia, 8 studenti italiani, 8, studi 8 studenti dell'Università dello Zambia, con 4 docenti, e, e in Zambia abbiamo proprio affrontato il, eh, il problema della corretta gestione delle acque in contesto agricolo nel distretto di Nawala. L'obiettivo di questo corso è quello di portare i ragazzi a partecipare direttamente a un progetto di cooperazione internazionale. Generalmente ci appoggiamo a progetti esistenti dove andiamo a integrare componenti ambientali. E molte volte eh, questi corsi, questi progetti in campo riguardano proprio il corretto utilizzo delle risorse idriche. Quest'anno, come vi dicevo, si è parlato di acqua in agricoltura, in altri casi si è parlato di eh, problemi eh, legati all'acqua, quindi eh, dissesti idrogeomorfologici, in altri casi si è parlato di, o si è lavorato sull'utilizzo eh, di eh, reti eh, per eh, opere potabili. Negli anni abbiamo fatto vari interventi, dal 2006 al 2022 ci siamo mossi tra l'Africa subsahariana, i Balcani, Centro America, l'India. Cito in particolare uno dei primi progetti, quello in Mozambico, con un'associazione trentina, una consorte di associazioni in Mozambico, in cui si è lavorato sulla corretta gestione dei pozzi. e Anche qui andando. A operare un po' come nell'intervento precedente sia a livello eh, comunitario con la creazione di un comitato di gestione dei pozzi sia a livello eh, amministrativo distaccando un ufficio d'acqua della capitale nel piccolo paesino in cui andavamo a operare come vedete eh, sono, sono tante le esperienze dal 2006 ad oggi eh, non tutte sull'acqua però eh, in gran parte concentrate proprio sul eh, corretto uso delle, delle risorse idriche L'altro programma di cui vi vorrei parlare è l'Honours Program Talete, nato nel 2015. E con questo honors program coinvolgiamo eh, 15 studenti massimi ehm, all'anno è molto interessante perché è un programma che vede il coinvolgimento di più dipartimenti dell'Università di Trento. Quindi abbiamo il coinvolgimento di ingegneria, sociologia, la scuola di Studi internazionali, economia e giurisprudenza. E lo scopo del, dell'Honors Program Talete è quello di rafforzare, le competenze trasversali dei ragazzi aumentando l'accessibilità al mondo del lavoro eh, attraverso la formazione specifica. In particolare viene chiesto loro di fare poi una tesi sul campo in ambito internazionale e un tirocinio post-tesi. Anche in questo caso eh, le esperienze non sono per forza relazionate al tema dell'acqua, ma in molti casi, un po per eh, derivazione dalle competenze principali del Dipartimento di Ingegneria, eh, i lavori sono proprio sull'acqua. E gli studenti, eh, grazie a questo Honors Program, possono quindi eh, mettersi in gioco eh, professionalmente e personalmente, eh, potenziando la vocazione internazionale, acquisendo eh, consapevolezza delle dinamiche globali. Eh, crediamo tanto nel rafforzamento delle soft skills, quindi delle competenze trasversali, eh, fino a riconoscere a fine del percorso un titolo di merito che è appunto il titolo di Honors Program. Il nostro programma prevede il coinvolgimento di partner che vanno a ospitare eh, i nostri studenti, i nostri ragazzi. e Qui vedete alcuni degli ultimi soggetti che hanno ospitato i ragazzi, quindi abbiamo sia piccole associazioni sia grandi ONG nazionali come Acra. E, e crediamo che ecco, coinvolgere i ragazzi in, eh, in campo sia eh, una forma educativa molto importante non vogliamo più eh, limitarci all'educazione solo teorica, ma eh, come Università di Trento crediamo tanto eh, in quello che può essere eh, il valore aggiunto dell'esperienza pratica. Cosa, cosa sta succedendo eh, a Trento dopo queste esperienze? Eh, nel 2022 eh, abbiamo eh, lanciato una proposta di Erasmus Mundus in collaborazione con l'Università di Valencia di Lisbona e se questa passerà cercheremo di replicare eh, a livello eh, diciamo, internazionale, quindi anche su Spagna e Portogallo, quello che stiamo eh, proponendo all'Università di Trento. Quindi l'obiettivo è di eh, includere il più possibile eh, nuovi studenti, nuovi ragazzi e ragazze in questi percorsi in cui crediamo tanto, eh, perché crediamo che educare eh, nuovi talenti, nuovi ragazzi. Eh, al, al lavoro in ambito internazionale con una declinazione particolare sull'uso corretto delle risorse idriche sia la chiave per eh, far fronte al problema idrico emergente. Vorrei riportarvi anche eh, un'implementazione concreta che stiamo facendo come Università di Trento sempre coinvolgendo i nostri studenti, questo anche per farvi capire quelle che sono poi le possibilità concrete che, che, che i ragazzi, gli studenti possono... Eh, avere eh, presso l'Università di Trento. Eh, questo è un progetto eh, che stiamo portando avanti in Libano, un progetto Europaid, eh, stiamo lavorando con l'Istituto Oikos di Milano e eh, eh, il progetto prevede il miglioramento eh, del, del sistema idrico esistente, il sistema idrico per fini agricoli. Che va dal, dai bacini di accumulo eh, già presenti eh, sul, sulle pendici del Monte Libano a eh, un impianto di irrigazione a goccia, come vedete, eh, vetusto e eh, gestito male anche a causa di eh, connessioni evidentemente illegali. Quindi, quello che si sta facendo coinvolgendo eh, neolaureati tesisti dell'Università di Trento è proprio proporre un intervento di miglioramento del sistema eh, che permetta di andare a utilizzare correttamente quelle che sono eh, le risorse idriche sapientemente eh, immagazzinate eh, durante l'anno in questi bacini di accumulo. E sarebbe infatti un peccato mh, andare a investire risorse nell'accumulo nel di, 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 di acqua e poi non utilizzare correttamente quest'acqua. Eh, anche in questo caso, eh, tornando a quello che dicevo inizialmente, crediamo che non sia sufficiente un miglioramento idrico, quindi un miglioramento della rete, dell'impianto di irrigazione, ma stiamo proponendo un utilizzo eh, avanzato di tecnologia, dalla sensoristica in campo al controllo da remoto del, delle valvole. È una sfida perché stiamo proponendo tecnologia in un contesto... Che come sappiamo si trova in difficoltà, però crediamo sia corretto eh, andare a proporre eh, l'integrazione di eh, irrigazione digitale e di efficientamento idraulico anche in questi contesti perché sempre più ce ne sarà bisogno e, e quindi eh, esempi come questo possono diventare un, uh, un use case da replicare. Spero in altre aree. Europe sta guardando con molta attenzione quello che stiamo facendo proprio perché soprattutto in questa zona che da un punto di vista geopolitico eh, può andare incontro a forti crisi, soprattutto legate al tema idrico, diventa importante eh, gestire eh, nel miglior modo possibile la risorsa idrica. Una foto dal campo eh, per dire che eh, l'introduzione di tecnologia eh, richiede assolutamente un corretto trasferimento tecnologico. Eh, non basta introdurre tecnologia senza eh, pensare a come poi questa tecnologia può essere eh, diffusa ma soprattutto può essere resa sostenibile nel corso del tempo e quindi diventa importante non solo la componente educativa a livello universitario ma eh, diventa fondamentale la componente di formazione anche a livello locale affinché tutti gli attori coinvolti siano, eh, siano allineati sull'utilizzo corretto di queste tecnologie. Ultima foto, una foto dallo da Zambia eh, di cui vi parlavo prima, eh, quest'estate con i ragazzi di Sidi, quindi il primo corso di cui vi ho parlato, abbiamo fatto un'analisi eh, sul campo, quindi 15 giorni in campo con eh, 16 studenti sulla disponibilità idrica a livello di distretto e, e su quelle che possono essere delle soluzioni sostenibili per migliorare la, la situazione. Eh, abbiamo analizzato una situazione in cui eh, ci sono eh, esigenze diverse, l'esigenza della piccola famiglia che dispone quando, eh, quando è fortunata di un, di un rubinetto per l'acqua. E le esigenze di piccole associazioni di agricoltori che sono già eh, predisposte con eh, impianti a goccia, bacino tank, eh, e, e la situazione di eh, piccole aziende che hanno anche se l'impianto a goccia è eh, più elaborato con, eh, con, eh, con, eh, con pompe, con valvole, eh, e quindi abbiamo analizzato varie situazioni eh, incontrate sul campo. Eh, ne approfitto per dirvi che giovedì, questo giovedì, quindi giovedì 15, alle all e mezza di pomeriggio ci sarà la presentazione finale del lavoro di SID, per cui se qualcuno fosse interessato sarà un piacere eh, estendere l'invito eh, che girerà alla regia e poi eh, girerà a, a chi è interessato. Bene, lato mio è tutto, ma ovviamente sono disponibile e aperto a domande o curiosità. Vi ringrazio. Grazie, grazie Marco. Avevo un attimo una domanda, mi è venuta adesso pensando, osservando comunque questi programmi rivolti giustamente all'università, all ai studenti universitari. Qui, al, qui adesso ci sono tanti de, del liceo, dal terzo, quarte e quinte, quindi si avvicinano sempre di più a dover scegliere anche a che università fare e chi vorrà farla. Hai qualche consiglio da dargli? O insomma, conosci qualche programma anche per loro? Bene, io il consiglio che darei è dove è possibile, quando è possibile, di cercare ehm, esperienze in campo, cercare esperienze in gruppo con altri studenti, perché credo che queste possano davvero accrescere notevolmente eh, il nostro percorso formativo. Vi eh, ho parlato di Trento, eh, sicuramente ci sono altre esperienze eh, in altre università italiane. Eh, però cercate di, di, di valorizzare eh, proposte di questo tipo perché eh, anche da un punto di vista di curriculum riuscire a fare esperienze in campo, eh, SID ad esempio, un'esperienza in gruppo come prima esperienza in ambito internazionale diventa fondamentale. E il tema dell'acqua credo che davvero sia un tema che sempre più sarà importante, quindi ecco l'altro consiglio che mi sentirei di dare è eh, cercate di tenerlo eh, come prioritario nelle vostre carriere perché eh, per, per fortuna purtroppo eh, dovremo cercare di impegnarci tutti nella migliore gestione dell'acqua a vario livello. L'agricoltura, quello di cui ho parlato in primis, è quella che consuma il maggior numero di, il maggior di risorse idriche a livello mondiale, quindi sarà eh, nell'occhio del mirino, però credo che a vario livello sarà importante andare a migliorare l'utilizzo dell'acqua. Grazie, grazie mille. Qualcuno altro, se avete delle domande, a parte batteri il 5, che va bene, va bene. Quindi non riuscirei dopo a essere presente, immagino, per solo questo momento. Rimanere. Cerco di rimanere, eh, però ringrazio comunque il relatore precedente perché mi sto spostando tra Olanda e Germania se dovessi avere problemi almeno non, non ho, ho potuto raccontarvi quello che volevo raccontarvi. ringrazio <ride> a più tardi. Grazie, grazie mille. Un applauso. Quindi vedete, c'è tantissime, a parte appunto i campi di applicazione, quando si parla di acqua si va veramente da, 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 dall'antropologia, al cinema, all'idrogeologia, all'ingegneria, dalle, da, dalle metodi più tecnologici a, quello, a quelli meno tecnologici, ce, ce n'è per tutti i gusti, eh, pur rimanendo sempre a parlare di acqua. Ritorniamo di nuovo, ribalziamo in Bolivia, questa volta diciamo con gli occhi. Del, della cooperazione, eh, in particolare adesso di Martino Terrone, con cui eh, anch'io sono andato eh, le prime volte in Bolivia a conoscere loro, a cominciare a avviare tutto il percorso di, di progetti di approvvigionamento idrico. Eh, prego, Martino. Grazie, grazie, grazie. Allora, a me tocca adesso fare. Quello breve perché tra poco mangiamo, quindi sarò eh, brevissimo. Allora, grazie Nicolò, grazie agli amici di Agni Suyu. Riprenderò un pochettino le fila del discorso che abbiamo eh, fatto prima, precedentemente. Questa presentazione che vi faccio vedere l'ho chiamata Estasera tierra" perché è un pochettino il filo conduttore di, dei sei anni alla fine. Che abbiamo eh, passato insieme eh, ad Acquifera, a Geologia Senza Frontiere, chiaramente ad Ainisuyu, Tre progetti eh, finanziati dall'8 per mille della Chiesa Valdese. E stasera mi terra significa in italiano: questa sarà la mia terra e eh, ha un significato, eh, diciamo, poliedrico, polivalente. Perché? Perché eh, chiaramente in un gioco di ripartizione dei ruoli. Acquifera si è occupata sempre eh, di, di acqua, mentre noi di Geologia Senza Frontiere, alla fine abbiamo voluto occuparci di versanti, di eh, montagna, di erosione. Quindi tutto ciò che riguarda un pochettino la, la, la terra. Però significa anche, stasera mi eh, un ha anche un significato un po' più profondo, nel senso che noi abbiamo visto ehm, nelle varie comunità l'esigenza proprio di coltivare nuovi appezzamenti di terra, perché erano minacciati dall'erosione. Ogni anno vengono sottratti eh, metri quadri di suolo che non possono essere più utilizzati, e quindi in questa, in questa maniera, andando a soluzionare, costruendo ad esempio i muretti a secco, come vi dirò poi, eh, ci sembrava di, in qualche modo, eh, portare di nuovo l'equazione a zero, cioè tanto abbiamo perso, tanto eh, guadagniamo, ed è per questo anche Estasera terra. Allora, adesso vi presento un pochettino, diciamo, chi è alla fine la Carta d'Identità di Geologia Senza Frontiere, è un'associazione nata nel 2003 eh, a seguito un pochettino del... Del movimento No Global, eh, a Roma da alcuni studenti del, dell'Università La Sapienza, eh, tutti geologi, poi abbiamo anche incamerato alcuni provenienti da varie discipline: geografi, scienziati naturali, scienziati ambientali. Nel 2007 siamo diventati una Onlus e poi ultimamente un ente del terzo settore. I pilastri generalmente su cui si, si basa Geologia Senza Frontiere sono due, ovvero la cooperazione eh, allo sviluppo e la divulgazione sci scientifica con particolare attenzione al sistema delle scienze della Terra. Eh, sono eh, punti che si intersecano più volte, sono binari che non viaggiano paralleli. Ma appunto si intersecano e cercano di contribuire l'uno con l'altro. Vi faccio vedere brevemente alcune, alcuni lavori che abbiamo sviluppato. Abbiamo sviluppato eh, una cisterna, come uno dei primi progetti, fu una cisterna d'acqua accanto ad una scuola. L'importanza anche della scuola: noi non lo percepiamo, ma in certi paesi la scuola non è soltanto un luogo dove. Eh, si insegnano le cose ma è un presidio anche sanitario perché chiaramente i ragazzi possono eh, bere e mangiare eh, mh, acqua e cibo di buona qualità e tra le altre cose senza gravare sulle famiglie, almeno per il pranzo. E poi ci sono, ci sono stati anche altri lavori, il progetto Mirna che abbiamo fatto subito dopo il terremoto ad Haiti, quindi parliamo della decade 2010, il progetto Forgeo che abbiamo fatto con, in Perù con l'università su un approfondimento dei rischi idrogeomorfologici e poi, e qua mi soffermo, due ehm, progetti che abbiamo, fatto, che abbiamo portato in Salvador, il progetto Capace e il progetto Crea, che abbiamo fatto appunto nella regione del Chalatenango dove abbiamo ehm, realizzato uno studio ambientale un po come abbiamo visto nel, nel, nel video nel, nel film che abbiamo visto stamattina nella prima parte di, di questa mattinata in quel caso la popolazione ci aveva, ci aveva chiesto eh, delucidazioni circa la qualità dell'acqua perché pensavano che l'incipiente eh, miniera potenziale che si, che si stava realizzando potesse aver già eh, in qualche modo contaminato le matrici d'acqua, le, le matrici ambientali, l'acqua, il suolo, eccetera. Noi abbiamo fatto uno studio ambientale e abbiamo scoperto con grande sorpresa che sì, c'era un pochettino di inquinamento dovuto all'industria, ma gran parte dell'inquinamento era dovuto a pesticidi. Erbicidi, diserbanti, cioè tutti i prodotti che gli stessi contadini utilizzavano. E allora noi ci siamo seduti un po' intorno a un tavolo, un po' come stiamo facendo adesso, e abbiamo riprogrammato insieme a loro insieme a loro questa, le loro attività agricole, e eh, piano piano abbiamo impostato insieme a loro delle soluzioni perché potessero eh, evitare. Eh, Magari non azzerare, ma mitigare l'utilizzo di eh, queste sostanze chimiche che andavano a inquinare. E quindi da qui eh, sono derivate, ad esempio, la piantumazione di piante per, eh, che, che si definiscono tecnicamente in ingegneria naturalistica eh, fasce vive, per limitare il drenaggio, del, per ehm, limitare in qualche modo eh, l'erosione, e quindi il dilavamento del versante, e quindi. Ad esempio il, quello che è il portare l'inquinamento al fiume. Sapete che poi una volta che è nel fiume l'inquinamento si, si può ben fare poco. Però chiaramente lavoriamo parallelamente anche con le scuole. In tutti i lavori di cooperazione c'è sempre un'attività di divulgazione. La prima cosa che facciamo è l'attività di divulgazione. Alcune volte invece facciamo proprio pro progetti di divulgazione eh, a sé stanti in Italia, generalmente abbiamo, eh, lavoriamo nelle scuole, eh, abbiamo prodotto diversi prontuari eh, sui rischi eh, geologici in aiut facendoci aiutare, anzi facendo sì che i protagonisti fossero gli stessi studenti, in questo caso coinvolgendo scuole medie di varie regioni italiane perché descrivessero sul loro... Eh, territorio quali eh, sono i rischi eh, geologici che loro vedevano. Poi abbiamo lavorato anche in aiuto per eh, l'elaborazione decisionale di, nelle comunità marchigiane e reatine colpite dal sisma, parliamo del 2016. Facciamo anche escursioni geologiche in cui però non è soltanto la descrizione della geologia eh, da libro come, come si, 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 può, si può vedere, mm, e, ma cerchiamo anche di vedere quali sono i problemi, magari un rivo è stato tombinato, magari qualche cosa non è andata per il verso giusto, ci sono degli abusi, ecco, cerchiamo di calare la geologia, cioè la geologia bella, quella che mi, che, che mi piace definire la bella geologia, cioè i litotipi e quant'altro, anche con un contesto di antropico. Ecco, generalmente noi che cosa facciamo? Cerchiamo di arriviamo in una comunità e eh, anche aiutandoci con mediatori, come può essere Anisuyo, cerchiamo di insegnare a alcuni rappresentanti delle famiglie, le quali poi a loro volta cercano di capire e quindi trasmettono il messaggio secondo un effetto a cascata. È la formazione a cascata, come si, come si definisce. Stiamo perseguendo come obiettivi alcuni dei 17 obiettivi dell'Agenda 2030, eh, chiaramente tutti quelli che riguardano l'ambiente. Ma grazie agli amici di Anisuyu, stiamo anche un pochettino lavorando per i processi di parità di genere, perché come abbiamo visto anche nel filmato, poi il trucco forse è appunto accedere a. Eh, come intermediari alle donne, che forse sono il vero, il vero diciamo, chiave di volta del, del, del successo di, di determinati progetti, con tutte le difficoltà, chiaramente. Allora, dove ci troviamo? Dove abbiamo operato? O siamo chiaramente eh, fra il decimo sud e il tropico del Capricorno, eh, in Bolivia, e eh, siamo nella, eh, attorno alla piana di Cochabamba. Cochabamba è una metropoli ormai, che ehm, è definita il giardino della Bolivia, è l'ombelico della Bolivia. E eh, dagli anni 2000 si hanno problemi di, di acqua, acqua, di stoccaggio di acqua, sia superficiale che sotterranea. Tanto è vero che appunto parallelamente ai grossi problemi che ci sono stati, soprattutto io sono di Genova, nel 2001 a Genova, nel, durante il G8, loro... Eh, intraprendevano quella che era la guerra dell'acqua, cioè una, una, un conflitto eh, urbano fra i gestori dell'acqua privata e, eh, che, che sarebbe stata pubblica e i, le persone, i consumatori che invece volevano, volevano averla a tutti i costi pubblica. Bene, questo ha instaurato un processo virtuoso, l'acqua adesso è pubblica. Allora, dove, eh, dove ci troviamo? Ci troviamo quindi attorno alla parte, eh, diciamo, a, attorno alla, a Cochabamba. ci troviamo a Villavilla Villa in particolare. Ora riprendo un pochettino le fila del discorso dei amici, dei amici di Ainisuyu. Villavilla eh, Villa è un comune che è sei volte Firenze, ma ci sono soltanto 5.000 abitanti, quindi immaginatevi un po' la dispersione dei villaggi. Eh, a proposito di bella geologia, eh, ci troviamo, non so se vedete, eh, c'è un occhio e questo, questa struttura deca chilometrica, eh, 30 km di diametro, più o meno 20 km di diametro, è una, quella che si definisce una piega ad occhio. Ma la ragione è anche che eh, ci troviamo vicino al parco nazionale di Torotoro, quindi c'è una geologia assolutamente affascinante. Quella persona lì sono io, eh, diciamo con i miei 1,60 m di statura. Eh, accanto c'è un'impronta eh, considerevole di un eh, dinosauro che è, eh, che è definito eh, piscosauro ed è appunto eh, stato rinvenuto nel Parco Nazionale di Toro Toro. Venendo al, al clima... Ehm, eh, la Bolivia, ma in particolare la zona dove abbiamo operato, si trova a cavaliere fra un clima subumido secco e uno semi-arido. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che in queste condizioni di fragilità proprio questi territori sono più suscettibili a eh, incontrare problematiche, eh, soprattutto in vista eh, dei cambiamenti climatici. E questo cosa, cosa comporta? Che ci sono, si, si ha un'acutizzazione degli eventi estremi, nel senso che ci sono periodi lunghi, lunghissimi, in cui l'acqua non c'è. Immaginatevi l'estate che, che abbiamo appena passato prolungata e per anni. E poi ci sono invece momenti in cui... Uh, invece l'acqua è molto 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 intensa e quindi c'è erosione del suolo, un suolo che tra l'altro non è protetto dalla vegetazione, quindi si ha proprio un'erosione eh, assolutamente mh, incontrollata. Quindi questo cosa comporta? Il raccolto è molto scarso. E questi sono alcuni esempi che si possono vedere, sono bellezze geologiche, eh, chiaramente, viste con l'occhio dello scienziato, un po' meno viste con l'occhio del contadino. Allora, che cosa abbiamo fatto insieme agli amici di Acquifera eh, e soprattutto grazie ad Ainsuio, eh, senza i quali non, non saremmo riusciti a rendere il progetto sostenibile? Abbiamo sostanzialmente fatto un, un, nel primo progetto, eh, che costituisce un po' questa trilogia che io ho chiamato Estasera Mitierra, un progetto in, in cui si mescola il, la captazione dell'acqua di sorgente con la captazione un po' innovativa, un po' rivoluzionaria, ehm, con i mureti a secco. Ehm, da una parte abbiamo la captazione delle di una sorgente e quindi una distribuzione poi in cisterne attraverso un tubo di 5 km. Scavallando il fiume invece abbiamo zone dove eh, il, appunto il fiume, il fiume Wagnuma, eh, che poi dà il nome alla comunità, eh, crea un'erosione eh, incredibile agli eh, appezzamenti di terra che si trovano proprio lì vicino. Per cui poi l'esigenza era quella di, eh, di creare nuova terra. Badate bene che eh, questa cosa di creare terrazzamenti non è piovuta dall'alto, cioè, non, non siamo stati noi che con l'elmetto ci siamo eh, intrufolati in questa comunità e abbiamo deciso o torto collo di imporre questa tecnologia abbiamo fatto vedere all'inizio una presentazione in cui facevamo vedere tutta una serie di interventi che potevamo fare e, e loro hanno scelto il, i muretti a secco e con loro con i contadini e con Anisui abbiamo scelto poi di fare i terrazzamenti allora come, cosa, come funziona? l'abbiamo già detto, andrò velocissimo eh, sostanzialmente in basso il numero 5 indica tre ordini di muretti a secco con le relative fasce, ma più a monte c'è un sistema che raccoglie l'acqua attraverso il ruscellamento diffuso delle acque selvagge. L'abbiamo fatto in un determinato punto, ovvero in un punto dove l'acqua è ancora, tra virgolette, non così cattiva e non erode così tanto. Quando poi l'acqua inizia a essere canalizzata dai canali naturali, non può essere ovviamente realizzato un muro di sbarramento, altrimenti l'acqua è troppo violenta e tracima e fa esplodere i, i muretti a secco. Cioè sostanzialmente che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un bacino, soltanto che una diga è in un, si, 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 si fa in un bacino concavo, cioè in una conca, in una forma a U, mentre noi l'abbiamo fatto esattamente al contrario, un bacino convesso. Parlando sempre con i contadini abbiamo, abbiamo creato questa, insieme a loro questa idea, ma poi ci siamo accorti che già duemila e rotti anni fa veniva, venivano realizzate cose molto simili. Sono i famosi alchibes che gli arabi portarono in Spagna durante l'occupazione eh, islamica, durante il Medioevo, e ancora si trovano... Eh, nascoste nell'urbanizzato, ad esempio, di Barcellona. Questo cosa, cosa, come funziona? Funziona che l'acqua ruscella viene incanalata e poi stoccata, cioè immagazzinata in un, in un serbatoio. Ed è la stessa cosa che abbiamo fatto, eh, anche diciamo, in maniera inconsapevole. E quindi sostanzialmente in una frase, adesso va molto di moda no? queste frasi che un pochettino troppo ottimistiche, abbiamo convertito. Uh, diciamo, l'acqua di ruscellamento che causa erosione da minaccia a risorsa perché l'acqua viene stoccata e riutilizzata certo non è acqua da bere perché è acqua sporca però è sicuramente acqua da impiegare per l'irrigazione e poi ci sono due stadi di cisterne una cisterna in plastica e una cisterna poi che abbiamo realizzato in pietra e poi chiaramente i tre mureti a secco che abbiamo realizzato insieme a loro Chiaramente questi sono i beni, i lasciti materiali, eh, si può vedere il nuovo campo di patate a wagnuma laddove prima non ne esiste, esisteva neanche uno, e, però poi ci sono anche i beni eh, immateriali e qua devo un pochettino essere un po' in contrasto se potete, se, se possiamo, con l'intervento precedente perché mh, è vero che è importantissima la tecnologia, verissimo. Eh, però bisogna che questa tecnologia sia sostenibile. E eh, talvolta sparare troppo in alto con la tecnologia significa non rendere eh, sostenibile una, diciamo, un lavoro. Però chiaramente eh, questo ovviamente è in astratto, bisogna capire. Il sito e eh, appunto gli intermediari eh, chi sono. Grazie ad Aniesuio io sono confidente che queste opere siano durevoli nel tempo. Ovviamente non dureranno per sempre, ma almeno una decina d'anni dureranno. Opere post-progetto, piano di monitoraggio e manutenzione, lì vediamo l'amico José che sta facendo un buco per capire quanta per, la permeabilità di un suolo. Se il suolo è appunto permeabile oppure se è impermeabile, e in base a quello capire anche come calibrarsi. Ah, badate bene che eh, come vedremo poi nella slide successiva ehm, abbiamo anche eh, regalato dei, degli strumenti molto semplici. Che sono forse era in quella precedente, sì, ehm, degli, degli idrometri e dei pluviometri per ehm, capire un pochettino quanta acqua mh, precipita durante gli eventi mh, di eh, precipitazione intensa. E questa cosa è servita per calibrare, dimensionare il fosso di guardia, cioè quella triccia che deve frenare, stoppare l'acqua e, e poi eh, far accadere il convogliamento dell'acqua più a valle. E quindi poi, loro, poi a Inizuio mi ha spiegato che eh, oltre ai muretti a secco... Che siamo abituati a vedere, hanno anche quelli che loro definiscono i muretti deformazione lenta, cioè quelli che eh, necessitano solamente di pietre l'una sull'altra, e poi è il tempo sostanzialmente a far sì che si raccolga il sedimento che viene eroso più a, più, più a monte. Eh, quindi come vi dicevo ci sono beni immateriali, eh, quindi lezioni frontali e sul campo in, eh, che permettono appunto di capire meglio quello che abbiamo fatto e quello che si andrà a fare. Qua facevo un bel eh, parallelismo fra eh, il, i muretti a secco che abbiamo realizzato, quelli che ci sono anche in Perù, che è un pochettino anche... Uh, un pochettino il baricentro che sta riprendendo un po' la cultura incaica, non ve l'ho detto, ma tutte zone, in tutte queste zone loro, io comunico con loro in spagnolo, loro traducono in quechua, che è la lingua degli antichi inca, e facevo un parallelo anche con i mureti a secco delle cinque terre. E tra le altre cose questa esperienza serve forse anche da noi, perché si parla sempre di mitigazione del rischio geoidrologico ma eh, bisognerebbe iniziare a parlare di adattamento ai cambiamenti climatici e stoccaggio del, eh, di sistemi anche di ruscellamento come abbiamo eh, fatto noi. Grazie. Allora, visto... oh, grazie, mille. grazie mille Martino, proponiamo ora allora di fare... Ora la tavola rotonda con tutte le domande, così che vorrà farà domande a voi. Quindi inviterei eh, un'altra volta a salire eh, sì, Katalin, Teresa e Andri Magnason. Se è qui, non lo vedo, sì. Sì, sì, io. Sì, allora. Ustedes si chiede. Eh, a... sì, sì, ruotiamo. Ragazzi, è il vostro momento. tutte le domande che avete preparato in queste lunghe settimane, è il momento di farle. No, per chiunque... Io in realtà avrei già una domanda che volevo fare prima, però giusto per darvi altri 5 minuti di tempo di pensarne una. Eh. Una pregunta per Juan e José. Tutto bene? Tecnicamente bene? Sì. Sí. Va bene. No the... Ci chiedono di cambiare lato. Eccoci qua. Prego. E... Bueno, en Cochabamba sabemos que, ¿no? Por lo que decía Martino antes, que hubo todo el asunto de la guerra del agua. Y hay, muchísimas, hay muchísimos conflictos en todo el mundo sobre agua, y, pero ustedes vivieron ahí lo que pasó, ¿no? Cuando ya la gente que hasta hace un, una semana antes pues tenía agua a disposición, después de un rato ya ya se ve quitar el agua, también hasta también el agua de lluvia, no casi no, ya no, se podía, no podían utilizar. Entonces mi pregunta es, cómo uh, uh, ¿cuáles son las cosas que en esos 20 años ¿no? han, han, han descubierto después de esos hechos de, de las guerras del agua? ¿Cuáles son los errores? Che ustedes quiere endesira chi no se tiene anche a ser, quali sono gli errori che no se tiene anche a ser, come se A para che non esista otra guerra dell'acqua in altre ciudades del mondo. Allora, visto che provengono da Cochabamba, luogo delle guerre dell'acqua di vent'anni fa, eh, ho chiesto cosa quell'esperienza gli ha insegnato eh, e quali errori quindi non devono essere commessi. Che possano portare di nuovo a dei conflitti per l'acqua in, in territori urbani. Cochabamba è una città insomma, di milioni di persone, quindi sono state due o tre settimane molto violente. Bueno, eh, bueno hay varie lezioni aprendidas, no? Pero una delle las più principali è es che que la gestione dell'acqua non había sido solamente di responsabilità. de las autoridades de, de, departamentales en este caso, ¿no? Eh, había sido las responsabilidades conjuntas entre las autoridades y la población civil, porque la causa fue eh, de la guerra, es que las autoridades tomaron una decisión por sí solos, eh, querían privatizar el agua potable, ¿no? y subir las tarifas. Entonces, sin consultar a la población civil. Y como este tema es tan sensible, eh, bueno, la población tuvo que organizarse y tuvo que tomar todas las decisiones, con lo, lo cual revirtió la privatización. Hasta ahora hay una regulación de tarifas, pero ya con amplia participación de la población, ¿no? Y ahora está un poco más controlada eh, las decisiones de, de, del gobierno municipal del departamento de Cochabamba. La popolazione tiene forte incidenza nel in controllo e la gestione dell'acqua. Del no? Dice che ah, le lezioni che hanno appreso da quel conflitto sono moltissime. Eh, la principale è come ripartire le responsabilità della gestione idrica. In quel momento scoppiò il conflitto perché la responsabilità era stata tutta la gestione era stata presa eh, dalle autorità, dall autorità municipali però senza alcun tipo di eh, confronto con la popolazione, quindi privatizzando l'acqua a una compagnia straniera e eh, alzando di molto le tariffe dell'acqua. Quindi questo poi è sfociato in un conflitto per le strade. E da lì poi invece sono riusciti a, a, hanno compiuto il passo di totale gestione pubblica dell'acqua e adesso l'autorità municipale, come si chiama? L'autorità la, che gestiona l'acqua... È l'alcalde ora, ah. alcalde con l'istituzione servizio municipale dell'acqua potabile cioè, e al cantavigliato, no? Cioè il È... servizio municipale dell'acqua potabile e del... Del sistema de distribución, y de las forniaturas, gracias. José, sí. ¿tienes ahí? O... Ah, aquí tengo dos, ¿cuánto tenemos de esos? De ¿Qué? Ya no sé si hablar italiano, inglés español, casino. En español, bueno, acotando un poco. Eh, durante el conflicto, en el periodo del conflicto 2001, eh, no teníamos un respaldo jurídico en lo que es nuestra constitución política del Estado. Ya en el año 2009, que se hizo una reforma de la constitución política del Estado, que hoy se llama Estado Plurinacional de Bolivia, antes era República de Bolivia, ¿no? fue en ahí que ya se estableció el derecho, como un derecho fundamental, el acceso al agua para todos los bolivianos. Es desde entonces que las futuras políticas sobre gestión del agua están plasmados en nuestra constitución política del Estado. Final 2009, gracias José, final 2009 no c'era alguna forma de reglamentación constitucional del uso de la gestión hídrica. Invece poi con la riforma costituzionale del 2009 per la prima volta è stata, eh, è stato, mh, eh, si è scritto che l'acqua era un diritto fondamentale per tutti gli esseri umani e che la, la gestione doveva essere del, del popolo. Noi continuiamo, ma se avete domande alzate la mano e così potete. Parle voi, ok? E io invece avrei una domanda per Katalin e Andri. E la domanda è legata: abbiamo parlato un po' stamattina di come di quali siano forse le difficoltà di dialogo no? tra chi fa scienza e il resto del, del mondo. E quindi chiedo a loro: visto che sono due, due artisti, due persone non di formazione scientifica, di, di partenza quantomeno, quali sono secondo loro le strategie chiave o che cosa noi che facciamo scienza, dovremmo imparare per migliorare un po' la nostra comunicazione dei nostri dei nostri risultati. So la question is for you too, Katalin and Andri. Abbiamo uh, we talked this morning about uh the need to translate and transfer scientific knowledge data as I said this morning. So I would like to ask if you have some suggestions or some tips on what we should definitely improve uh, we as scientists. Um, and practitioners as well in making more effective the knowledge transfer and in information sharing. Yes, maybe because we're talking to an audience. What What year are you born, the students here? Two thousand four. Yeah. So, so you're kind of. Uh, so you will be. As old as my grandmother in the year two thousand one hundred, uh, and you'll be cool old ladies and 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 guys. <laughs> and.

That what you choose is very important. Però i dati ci dimostrano, ci dicono che quello che scegliete, le vostre decisioni sono molto importanti. Different from when I was choosing my profession. Cosa ben diversa rispetto a quando lui ha deciso che cosa fare da grande, diciamo la sua professione. Because we did not have this challenge in front of us when I was 20 or 19. Quando lui aveva vent'anni, non, non aveva davanti a sé delle sfide così grandi come quelle che avete voi davanti adesso. So, if you read the data, then you will understand that it doesn't really nel next at during your life, in realtà, se guardiamo i dati, uh, più o meno indipendentemente dal tipo di percorso che sceglierete. Tutti implicano una sorta di, una sfida. so if you go into design, we have to redesign almost everything. if you go into food industry, we have to change how we eat, how we grow, how we dispose, how we waste food. if to, uh, fashion, you go into fashion, we have to redesign where the fabrics come and, uh, and how we use them again. if you go into energy, we have to revolutionize the energy sector. Uh, and if you go into transportation uh vehicles will be unrecognizable you know in 20 years from there today so so uh, so i think that challenge it it might seem gloomy in the future but it's also a big opportunity to be a generation of of doing things that are fundamentally changing and uh, and and that will be quite rewarding i think perché comunque sarete chiamati ad affrontare delle grandi sfide, no? indipendentemente dal tipo di carriera che sceglierete, dal design, dall'industria del cibo, l'abbigliamento, i trasporti, in qualche modo sarete chiamati e chiamati a rivoluzionare un po' tutto quanto. Quindi è una grande sfida che può sembrare molto um, pesante, forse un po' sopraffarvi, ma sicuramente sarà uh, rewarding, sarà molto... non viene in italiano. <ride> Vabbè, capito, no? Grazie. Grazie, gratificante. Grazie. No, so basically, you are the generation that is hit by this paradigm shift and, and you are born after everybody knows about global warming. So, so you will understand it much different than, like I was talking about, the uh, it, it just means almost every single job you choose has a higher purpose. Perché, qualsiasi lavoro sceglierete, avrà comunque un forte, un forte valore, uno scopo eh, più nobile, più alto, anche perché voi siete la generazione di fatto che sta vivendo questo cambiamento e a cui forse non va spiegato, come nelle generazioni precedenti, la sfida o le, le sfide che, che invece ci siamo trovati ad affrontare noi. Um, you were asking what you, you as scientists can do. Uh, in order to communicate what you're researching about no? and what is very important. So, I think it's a great blessing to have an audience like today because it's young people and the reactions of young people are very clear. Um, so, when there's a lot of chatter, when people are getting up and leave and there's a lot of movement, it means the attention is gone. And when people all of a sudden listen because something different is happening a dvd is dropping and you hear the sound <laughs> then you have touched them when does that happen it happens when you touch the feelings it's happening when you touch excitement it's happening when you touch joy sadness and when you touch them personally and directly when you mean it when it's coming from your heart and when it's entering their heart Sì, quindi ci ha detto che siamo molto fortunati ad avervi come audience oggi perché abbiamo visto proprio in questa, in questa mattinata no? come cambia il livello di attenzione, no? quindi quando. Il, insomma, tutto si, si quieta come prima che è caduto il DVD, che allora vuol dire che abbiamo la vostra attenzione e in generale vi possiamo prendere come rappresentanza diciamo, di un audience più ampio o quando invece le persone si alzano, vanno in giro, chiacchierano, vuol dire che il tema non è più tanto di, di interesse, che non abbiamo la vostra attenzione e l'attenzione arriva, e questo forse ce lo potete confermare anche voi, quando il messaggio viene dal cuore, in qualche modo tocca il cuore, quando si parla di sentimenti, di emozioni e quindi si riesce a trasmettere questo. Questo aspetto anche quando comunichiamo poi i, i dati e il nostro lavoro. E... Grazie, thank you both. <laughs> Avete domande? Ora che ho la vostra attenzione, <laughs> prego. I have two questions: one for Teresa e one for Andrew. E one for Teresa è how the result of your research can influence the communities where the study has been conducted And how it can influence other communities around the globe. And the question for Andrew is, uh, what is the greatest difficulty you encountered while writing your book? Thank you. Okay. Um, thanks for the question. Yeah, that's uh, I would say a really good question, and that's what I think a lot of research projects are facing: the problem of that it's the after the project ends, that the work is still there and that that it continues. And, uh, I think in our case, there are two things. One is that I was working with this local organization, MHT, um, and they are, I think that's also what Aquifero is doing, working with local organizations who will continue the work even if this certain project ends. Um, so they um, continue the work, of course, in another way than I have done it, um, but that was already, I think, a really important point. And the second one is that um, after the project ended and the film was ready, Katalin and me, we were applying again for money because it's very often also about money. And to get money to go back to India with the films, and then we took the, um, the women, Reka and Sinat, and also Moosin, the tuk tuk driver, with us. And we were traveling through seven Indian cities, meeting communities, showing the film, and doing water workshops. and it was like Cataline and me, we were more in the background, and um, the women, like Rika and Sina, they were telling about their experiences, and they were, of course, connecting to the other women in the other areas in in Bhopal, in in Ranchi, in Ahmedabad, wherever they are, because they can much better talk to them and tell them about why it's important to know more about um, your water. Yeah. And, yeah, maybe... Ah, yeah. <laughs> Uh, thanks for this. We have also very um, there was also a very short movie we to, um, were doing together, together with the women. And I was planning in the beginning that it's like an, like an educational video where like you, if you do a water testing, you have to do step one, step two, step three. But then I was talking with the filmmaker about it, and she was saying it will be so boring, no one will watch that. Um, and she came up with another idea, and to make a movie together with the women, <coughs> and to to make it in a way that how they would do a movie. And in, in the end, end, it's like a ten-minute, more like a Bollywood movie with a lot of music. So we we found local musicians. Um, it was a lot of dancing, and it's like this telling a story. What we heard today a lot, and I think this is also something. Where this project? Yeah, where we, where you can reach people. Yeah. Allora, <laughs> uh, no, it's okay. I took notes. I have my little stage, now I can. Allora, la la prima risposta. Um, Diciamo è legata al fatto che l'impatto chiaramente associato al valore aggiunto è stato ovviamente quello di collaborare con un'associazione locale che quindi si è occupata di eh, assicurare che il progetto potesse continuare anche una volta finito il soggiorno, il progetto di, di Teresa. Chiaramente il progetto poi continua in un modo leggermente diverso ma comunque nel senso che è portato avanti con i metodi e con eh, diciamo l'approccio più delle comunità locali ma comunque questo ha permesso di continuare il, il progetto. Un altro aspetto, un'altra cosa importante che hanno fatto, anzi due, una volta tornate in, in Germania, è stato quello di raccogliere dei fondi per poter poi tornare in, in India sia Catalin che, che Teresa e mostrare di fatto il, il film alle comunità locali, hanno, fatto, hanno organizzato un, uh, un tour di circa di sette città e dove hanno, diciamo, sono state accompagnate anche da Rica e Sina, due delle signore che abbiamo visto nel, nel film e in questo momento invece nell nella proiezione hanno organizzato anche dei workshop, e in questo caso eh, sia Teresa che Katalin sono state un pochino più in disparte, hanno fatto in modo che fossero queste due collaboratrici a tenere un po' il, le fila dei, dei workshop e fare in modo che potessero essere loro a occuparsi della formazione delle persone locali e del trasferimento delle, delle conoscenze, quindi una sorta di approccio di nuovo locale e più, eh, più localizzato, un po' come abbiamo visto anche nei casi dei lavori. Eh, fatti invece, invece in, in Bolivia. E sempre per quanto riguarda il trasferimento delle, delle conoscenze, di nuovo il valore aggiunto di lavorare assieme. Teresa aveva avuto quest'idea di realizzare un nuovo video per spiegare esattamente quali sono i passaggi da effettuare durante le misure in situ. Ci sono delle, delle procedure, degli step, un po' li abbiamo visti, di utilizzare alcuni strumenti e, e che però vanno fatte in un determinato modo. E aveva proposto a Catalin di fare un video e Catalin ha pensato che potesse essere un po' noioso avere un video insomma con una sorta di procedura. Allora confrontandosi anche con di nuovo le donne coinvolte nel progetto hanno deciso di fare un nuovo video però un video musicale un po' in stile Bollywood ehm, in cui si raccontano, si spiegano i vari step però attraverso delle narrazioni, dei metodi narrativi e delle spiegazioni locali quindi una canzone. E della musica, quindi c'è anche questo video che mi pare sia 10 minuti o meno, 10 minuti di nuovo di girato con la musica con dei, con dei musicisti locali. Sì, quindi quello che ho trovato il più difficile dopo leggere il libro è. Sì, sì, era. Li ho letto tutti questi dati che sono molto gloomi and how to keep some kind of optimism hope and purpose while getting all that data più grande per me accendere il microfono invece per lui per fare il suo libro è stato di leggere tutti questi, questi dati appunto sui cambiamenti climatici che eh, anche in questo caso possono un po' sopraffare sono molto mh, poco ottimisti e cercare di invece trovare dell'ottimismo per uh, un po' di positività Per I, I didn't want to write some apocalyptic book and say, just, sorry guys, you're too late to the party, it's over. so i spoke to scientists and asked them, you know, is this possible? is it possible to, you know, solve this in some way? we will have some damage, but, but is it possible? Quindi ha parlato con delle persone che si occupano di scienza e uh, ha chiesto è effettivamente possibile? Yes, shorter shorter. E, e tutti hanno risposto sì, però il tempo sta stringendo un po', sta, stiamo andando un po' fuori, cioè a corto di tempo. So Quindi ho guardato che cosa gli esseri umani hanno raggiunto, hanno conseguito in 30, 30 anni. Quindi you know, so in, uh, you could say, e ha guardato quali sono i cambiamenti che sono stati raggiunti a livello di tecnologia, di comportamento in tre anni, e ha osservato che effettivamente non è detto che servano necessariamente cento anni. Puoi guardare anni. Ah, sì. like, like gay 30 years ago. Possiamo vedere per esempio i diritti delle persone omosessuali 30 anni fa. So, that goes from being to being e si è passati da qualcosa che non era affatto accettato a qualcosa che invece lo è. O possiamo pensare a come, come, come era un telefonino 30 anni fa. I, I don't think this phone looked like anything 30 years ago. Non so if a whole generation puts their effort into social change, technology, into conservation, then then it's the biggest generation of young people the planet has seen. And if they all shift to this direction, then there is quite a lot of hope. And e quindi se tutta una generazione si eh, si attiva per un cambiamento per un cambiamento in questo senso da quello forse a cui siete chiamati c'è speranza perché allora se tutti Spingono per un cambiamento, questo può avvenire. And the will be for the older e questo cambiamento chiaramente probabilmente sarà scomodo per la generazione precedente. Yeah. Ok, thank you, thank you. Abbiamo un attimo esatto. L'ultima proposta, richiesta, domanda di Martino. Grazie a tutti, bravissimi. Ci è piaciuto molto la prima parte e il video, soprattutto il filmato, ci è piaciuto così tanto che ci viene voglia quasi di chiedervi se è possibile eh, poterlo diffondere in qualche modo anche alle comunità quechua di Vila Vila, chiaramente lì bisognerà tradurlo in, in spagnolo, e però anche lì da noi, da noi, anche lì in Bolivia stiamo, stiamo lavorando con le donne, stanno lavorando con le donne e eh, un mezzo così diretto come il filmato secondo me è la cosa migliore perché fa capire effettivamente, si arriva direttamente al punto, evitando tanti giri di parole che a volte invece... Sono quindi più che una domanda, è un, è, diciamo, è una, una richiesta, un invito, un qualcosa. Ecco, discutiamone. Ecco. Grazie, e ancora complimenti. <ride> Like to know whether well it complemented a lot the the movie and he would like to know whether it would be possible also to show the movie in uh, in Bolivia in their community they are working with since they are also starting approaching uh, new work with local female association and they think that such a direct way of communication as the movie would be very very helpful and very uh, inspiring also for them so it's not like a question but congratulations, and actually a request for maybe chatting later about. Collaborating and Sharing the Music also Overseas. Um, sorpresa: parlo anche italiano. Eh. <ride> 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 eh, ma perché mi hanno parlato così direttamente? Voglio anche rispondere così direttamente in italiano. Eh, grazie mille! E ovviamente, con molto piacere, che possiamo condividere i modi come farlo. E anche condividere con voi che abbiamo, infatti, anche delle DVD, che non lo so se voi conoscete che cos'è, non lo so, c'è cioè 2004, forse già no, eh? non lo so, <ride> ma abbiamo, abbiamo dei DVD che c'è anche questa pellicola corta che. È una pellicola che veramente mi piace un sacco, no? cioè, perché è molto divertente con tanti colori e che forse anche alle vostre comunità eh, va a piacere. Quindi sì, grazie. Io volevo fare un'ultima domanda a Martino Terrone dei Geologi Senza Frontiere per introdurre un, una parola che è molto legata a tutti questi argomenti ma che fino adesso non abbiamo ancora mai pronunciato, cioè quella delle migrazioni cioè ti volevo chiedere quanto costano quel tipo di interventi che abbiamo visto in quelle comunità perché sentiamo sempre programmi di miliardi di dollari, miliardi di euro. Quelli a occhio sono interventi che costano poco, pochissimo e però salvano intere comunità perché salvano il territorio dove vivono, gli consentono appunto di rimanere sul luogo, di coltivare la loro terra e, e di avere di non essere costretti appunto a, o a urbanizzarsi nel loro paese o addirittura a cambiare paese. Quanto costano quegli interventi? Allora quindi noi abbiamo fatto questi tre interventi in sei anni. Ogni intervento ce lo siamo fatti finanziare dalla tavola Voldese, l'ordine eh, di grandezza è 35.000 euro sostanzialmente. E considerate che in questi 35.000 euro la cosa che costa di più sono la logistica, gli aerei. Per portare noi là, durante la pandemia, infatti, abbiamo eh, cioè, non, tutto trasparente, nel senso eh, a, abbiamo accantonato dei soldi perché abbiamo risparmiato, perché non potevamo eh, andare, andare là e eh, diciamo uno dei, dei risultati è anche avere a Inisuyu qua. Ecco, quindi è per quello che eh, costa, non costa tanto. L'unica cosa è che abbiamo. Eh, constatato insieme a loro che mh, essendo la Bolivia non produttrice di alcuni materiali, ad esempio, in, in alcuni casi non siamo riusciti a ehm, diminuire, ehm, mitigare l'utilizzo del, della plastica, siccome la Bolivia non produce eh, plastica, la importa da altri paesi sudamericani, bene questi prodotti sono stati. Sono, hanno, hanno, hanno incontrato un rialzo dei prezzi, infatti diciamo che eh, le tempistiche poi di un progetto generalmente sono di un anno e quindi magari a gennaio eh, costano un tot e ci ritroviamo poi effettivamente a quando iniziamo il lavoro e quindi a comprare i materiali e che sono rialzati. Ecco, questo può avvenire anche al contrario, finora non è mai capitato purtroppo. E, però ecco, la spesa diciamo, viva degli interventi eh, si aggira intorno, depurata in, di, di tutto quello che eh, vi ho detto, intorno ai 10.000-15.000 euro. Considerate anche che la manodopera in questo caso eh, ha un costo, ma viene comunque sopperita anche dal fatto che queste comunità di contadini utilizzano un sistema di lavoro tipo banca del tempo. D'altronde il nome dell'associazione si chiama Territorio della reciprocità e che ricalca un metodo eh, in, in, nelle, nelle comunità andine che, che è l'AINU, ovvero la reciprocità. Io oggi ti faccio quel lavoro, domani tu me ne fai un altro. E in questo modo abbiamo abbassato drasticamente i costi. Chiaro che eh, la comunicazione lì è importantissima perché se invece facciamo calare dall'alto un progetto non si realizza a cascata questo tematica dell'Ainu e quindi i prezzi sono molto interventi più molto molto economici che però uh, uh, consentono una comunità anche larga. Io non ho sentito le cifre, ma quante persone erano interessate? Allora, sono, da inter uh, oscilliamo da 10, abbiamo anche incontrato comunità di 15 famiglie, ogni famiglia poi ha mediamente uh, 4-5 persone, quindi sono comunità molto sparse. Ma la cosa interessante è che uh, questo è un meccanismo virtuoso, nel senso che una volta fatto con tecnologia primitiva, questi lavori anche altre comunità, anche ancora più disperse nel territorio, autonomamente sono riusciti a replicare questi lavori. Quindi, questa cosa ci ha portato, tanto a essere orgogliosi e poi a pianificare, diciamo, uno, due, tre progetti. Bene, siamo arrivati quindi alla chiusura di questa ma domanda, sì? Ah no, io vi ascolto, dicevo, siamo arrivati alla fine di questa mattinata, da qua sento l'entusiasmo. Ringrazio ancora tutti voi, tutti e tutte voi per essere stati qui con noi questa questa mattinata, ringrazio i nostri relatori e le relatrici e ci rivediamo nel pomeriggio per la seconda parte alle due e mezza. Grazie.